Sono stati i miei peccati, Gesù mio, Gesù mio, c'è poca chi richiede d'amare Gio. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce vengi il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Meditiamo. Secondo il pensiero umano, Dio non può cadere, e invece cade. Perché? Non può essere un segno di debolezza, ma soltanto un segno d'amore, un messaggio d'amore per noi. Cadendo sotto il peso della croce, Gesù ci ricorda che il peccato pesa. Il peccato abbassa e distrugge, il peccato punisce e fa male. Per questo il peccato è male, ma Dio ci ama e vuole il nostro bene, e l'amore lo spinge a gridare i sorti, a noi che non vogliamo sentire. Uscite dal peccato, perché vi fa male, vi toglie la pace e la gioia, vi stacca dalla vita e fa staccare dentro di voi la sorgente della libertà e della dignità. Uscite, uscite. Preghiamo. Sotto il peso del dolore Gesù cade a terra, ma si rialza subito. Preghiamo dicendo: Gesù, aiutami a rialzarmi. Gesù, aiutami a rialzarmi. Quando sono stanco e triste, Gesù, aiutami a rialzarmi. Quando non ho voglia di compiere i miei doveri, Gesù, aiutami a rialzarmi. Quando provo rabbia, quando una brutta notizia o una disgrazia ci butta a terra. Mi fa te che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Questa arma che causa
beato Gesù. Felice quest'alma, ferite, ferite, ferite quest'alma che causa. Quarta stazione, Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Ogni madre visibilità dell'amore e domicilio di tenerezza e fedeltà che non abbandona, perché una vera madre ama anche quando non è amata. Maria è la madre, in lei la femminilità non ha un'ombra e l'amore non è inquinato da rigurgiti di egoismo che imprigionano e bloccano il cuore. Maria è la madre, il suo cuore è fedelmente accanto al cuore del figlio. E soffre, e porta la croce, e sente nella propria carne tutte le ferite della carne del figlio. Maria è la madre, e continua ad essere madre, per noi, per sempre. Preghiamo. Signore Gesù, abbiamo tutti bisogno della madre. Abbiamo bisogno di un amore che sia vero e fedele. Abbiamo bisogno di un amore che non vacilli mai. Un amore che sia rifugio sicuro per il tempo della paura, del dolore e della prova. Signore Gesù, abbiamo bisogno di donne, di spose, di madri che restituiscono agli uomini il volto bello dell'umanità. Signore Gesù, abbiamo bisogno di Maria, la donna, la sposa, la madre, che non deforma e non rinnega mai l'amore. Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le donne del mondo. Santa Madre di voi fate. Yeah.
Alleluia, sarà mio figlio. Io mi confondo.